L'Italia perde per 102 a 81 il match di apertura contro la Jugoslavia ancora imbattuta. L'Italia, nel secondo match, affronta un'altra squadra che finora non è mai stata sconfitta, la Russia. Entriamo in partita con l'Italia, che conduce 79 a 75. L'Italia in attacco contro la formazione di casa, difesa zona per la nazionale russa, con Meo Sacchetti a scambiare palla per linee esterne. Dobbiamo trovare un tiro. Sacchetti ancora allo scambio con Villalta, poi la palla dentro per Dino Meneghin che perde la pinza. Palla recuperata per la Russia. Quattro lunghezze di vantaggio per l'Italia, che invece difende a uomo con Pierluigi Marzorati. Becca però il canestro frontale dai 5 metri, meno 2 per la Russia. Marzorati per Sacchetti, Villalta, rimane a zona la Russia. L'Italia deve trovare buoni tiri. Adesso c'è la circolazione di Villalta dietro i blocchi. Meneghin chiama palla sotto ma non viene servito, anche perché le torri russe fanno ottima guardia nella zona pitturata. Ancora palla sotto, ancora per Meneghin che lotta durissimo e riesce a prendere il fallo. Ci sono un po' di polemiche anche all'interno della nostra nazionale, uno scambio di opinioni con Villalta che era andato a riprendere un compagno. Due punti di vantaggio per l'Italia, due tiri liberi per Dino Meneghin che realizza il primo, 80-77 per il nostro centro nazionale che va a segno anche con il secondo tiro dalla linea dei 5 e 20. 4 punti di vantaggio per l'Italia, che continua invece imperterrita la marcatura a uomo, anche abbastanza aggressiva. Infatti vedete che non trovano spiragli, non trovano linee di passaggio pulite i russi. Qui c'è il fallo e anche il canestro, vediamo se sarà assegnato. A me sembra francamente che il contatto sia venuto prima lo stacco al tiro, però francamente l'interpretazione arbitrale potrebbe anche essere diversa. Ricordiamo che l'Italia ha perso il primo match contro la Jugoslavia, 102-81 in questa seconda fase, quindi diventa praticamente decisivo per il proseguo del cammino verso delle ipotetiche, speriamo reali, medaglie, mentre realizza ancora la Russia, 81-79, meno 2. Diventa, dicevamo, fondamentale questa partita. Non cambia la difesa, l'Italia continua a giocare con Meneghin a centroboa. Volevano l'infrazione di passi, invece c'è il fallo, direi abbastanza evidente. Dovrebbe esserci anche un cambio per la nostra nazionale, infatti così è. Chiaramente c'è molta pressione, molta tensione sulla panchina russa, visto che l'assenza degli Stati Uniti inevitabilmente porta Jugoslavia e Russia ad essere le favorite per questo torneo olimpico di Mosca 1980. Sentite i fischi del pubblico russo, che diventa un po' come quello di una torcida brasiliana per tifare per i propri colori. C'è il primo libero realizzato, 82-79. Tornano tre lunghezze di vantaggio per l'Italia, che diventano 4, 83-79. Vedete lo score dopo i due tiri liberi realizzati da Renzo Della Fiori. Ancora Italia costretta a difendere. Palla dentro e fallo di Renato Villalta, stella della Virtus Bologna. Contatto a centro aria, Renzo Vecchiato in piedi dietro la panchina, grande tensione ovviamente sui volti degli azzurri, che adesso navigano con 4 punti di vantaggio. Palla sotto praticamente immarcabile,
E Italia che recupera nuovamente il palleggio con Pierluigi Marzorati, l'ingegnere, da Cantù. Ancora Marzorati per lo scambio con Della Fiori. Si sposta, circolazione molto lenta per gli azzurri, che infatti adesso subiscono il pressing sul blocco del palleggio. E c'è il fallo di sfondamento fischiato contro Meo Sacchetti. Palla persa per l'Italia. E adesso sono dolori, perché si avvicina ulteriormente la possibilità dell'aggancio. Quinto fallo per Meo Sacchetti, costretto ad andare in panchina. Il 5 basso con Sales, entra Mike Sylvester. Quinto fallo per Sacchetti, che esce, se non ho visto male, con 4 punti realizzati. E ora diventa una bolgia l'arena, palla dentro, ma c'è l'errore da sotto, il rimbalzo è azzurro con Pierluigi Marzorati, che prova il cost to cost in terzo tempo. Marzorati, il canestro, azzurro. 85-81, più 4 per l'Italia, grandissima proiezione offensiva per Marzorati, ancora un errore, ma ancora un rimbalzo in attacco, non segna però, si lotta, Meneghin, schiaffetto alla palla, ancora terzo tiro per la Russia, e questa volta arriva il canestro con Meneghin, menato, sotto canestro, non si risparmiano i colpi, insomma buttare a terra Dino Meneghin non è semplice, anche se ovviamente i russi non hanno fisici meno invidiabili. Molto arrabbiata la panchina azzurra. Cesare Rubini, capo della nostra delegazione, inviperito contro gli arbitri. Lo vedete nel fondo del teleschermo. E allora Sandro Gamba deve essere più psicologo che allenatore per spegnere i bollenti spiriti di Dino Meneghin. Italia più 2. 85-83. Ovviamente l'Italia, fra virgolette, non ha niente da perdere, la vera pressione in realtà ce l'hanno i russi, costretti a recuperare. Rimessa per l'Italia, Marzorati per Sylvester. Ovviamente l'Italia ha tutto l'interesse a trovare un tiro lungo, sempre contro questa difesa che adesso è diventata quasi una 3-2 per la nazionale russa. 24 secondi al termine, Mike Sylvester. Marzorati. Vorrebbero più pressione dalla panchina. Meneghin fa saltare, prende il fallo. Ancora grandissima palla sotto di Villalta per Meneghin, passaggio schiacciato. Fallo del numero 11 russo, che spinge. E due tiri liberi per Dino Meneghin, quinto fallo, che manda in panchina anche un altro giocatore della nazionale di casa. E ora nelle mani di Dino Meneghin la possibilità di chiudere il match. Molta tensione ovviamente, mani sudate per un Dino in grande forma fisica. A segno il primo tiro libero, freddo come un pastore siberiano della taiga. Sbaglia il secondo tiro libero, avrà ovviamente il terzo, visto che c'è ancora la regola del 2 più 1. E segna ancora Dino Meneghin. Ormai pochissimi secondi, va al tiro veloce, la Russia lo sbaglia, butta via la palla, Della Fiori, ancora rimessa per la Russia, ma ormai sono solo 4 i secondi che separano l'Italia dalla storica impresa, battere la Russia sul parquet di casa. 4 secondi, la rimessa per la nazionale di casa, che deve trovare il tiro velocissimo, lo effettua e c'è l'errore, poi tappina la sirena, vince l'Italia. Il giorno dopo l'Italia perde contro il Brasile, ma trionfa nell'ultima partita di semifinale contro la Spagna per 95-89. Questa vittoria assicura l'Italia il secondo posto nel girone. Si qualifica per le finali contro l'ancora imbattuta Jugoslavia. L'Unione Sovietica e la Spagna si classificano rispettivamente terze e quarte nel girone e dovranno giocare